Benvenuti a questo nuovo appuntamento con le strade della vita. Questa domenica, 14 ottobre alle 16.30, in cattedrale si apre ufficialmente anche per la nostra diocesi l'anno della fede. Le celebrazioni a livello di chiesa romana sono state fatte giovedì 11 in occasione del cinquantesimo anniversario che già abbiamo ricordato di apertura dei lavori del Concilio. E su questo tema del Concilio Vaticano II noi torneremo diverse volte nel corso di questo anno pastorale con degli Approfondimenti ciclici, anche in base a quello che la nostra diocesi vivrà di volta in volta e lo faremo in un modo sistematico, cioè da una parte ripercorrendo eh, un po' i contenuti che uscivano dal Concilio Vaticano II e di volta in volta dalle quattro Costituzioni che anche nella nostra Cattedrale verranno analizzate dalle diverse lezio magistralis, ma dall'altra parte anche cercando di capire com'era la vita qui in diocesi a quell'epoca, quali erano i fermenti che provenivano da Roma, dal Concilio e che già qui trovavano le prime applicazioni o quantomeno i primi tentativi di applicazione. Questa prima parte la farà sempre per noi Enrico Corti, eh, ex direttore dell'Ufficio di pastorale sociale e del lavoro, laico impegnato da sempre, perché laico impegnato perché mai come il Concilio Vaticano II c'è stata grande attenzione nei confronti del mondo laico e nei confronti dell'umanità, si capiva, si intuivano i grandi cambiamenti eh, alle porte che avrebbero un po' Sconvolto forse il mondo e quindi era necessario trasmettere sempre quello stesso fedele messaggio ma in un modo nuovo, incontrando l'uomo del tempo e oggi l'uomo di questo tempo. Infatti oggi si parla di applicazione del Concilio a 50 anni. Noi andiamo per gradi, andiamo con ordine e vediamo un'introduzione al Concilio, alle sue aperture, ai suoi grandi contenuti con Enrico Corti. Parlare del Consiglio Vaticano II, per me che ho 56 anni, è parlare della Chiesa che ho conosciuto. Quindi io non faccio parte di quelle persone che riescono a distinguere cos'era prima e cos'era dopo. Io ho respirato, grazie a tanti fratelli e maestri, eh, cosa deve essere la missione della Chiesa. E non sono un teologo, non sono un filosofo, ho vissuto tanto tempo, degli anni molto molto belli del postconcilio e mi sembra di poter dire che il concilio sia stato un po' un sogno di una Chiesa universale che ha guardato a se stessa e al mondo con occhi completamente nuovi. E cosa ci ha detto? Intanto ci ha riportato l'essenziale, ci ha detto che la comunità dei credenti è una comunità di uomini molto normali che hanno fatto di Cristo la loro identità nuova, la loro vita nuova, la loro umanità nuova e però riconoscendosi limitati hanno detto se stessi che anche la chiesa ha bisogno di continua conversione, perché tutti noi credenti e non credenti siamo in cammino verso il regno di Dio che Gesù ci ha indicato, quindi questa dimensione del pellegrinaggio è la prima dimensione fondamentale, perché ci dice che non è vero che tutte le cose che facciamo nella Chiesa sono sante, ma noi stessi abbiamo bisogno di conversione e anzi insieme agli uomini di buona volontà, espressione consigliare, andiamo verso questo regno che continua, che noi siamo chiamati di indicare, ma però indicare a tutti. E quindi questo senso di grande comunione dei credenti e di apertura verso tutti gli uomini, e di relatività verso il regno. Come lo facciamo? Due grandi non novità, però, che il Consiglio ha ridetto con una forza estrema, non a caso, sono il contenuto dei due delle Costituzioni fondamentali. La conversione alla parola di Dio, quindi dai verbum, no? cioè la, riportare l'essenziale della nostra fede, che è il contenuto della parola. Io, da laico, tradurrei così: eh, una Chiesa che poi via via ogni tanto eh, vive la tentazione di essere solo, mi viene questa espressione, un'agenzia di precetti morali, e invece è una comunione di persone in ascolto di una verità fondamentale sulla propria umanità e sull'umanità di tutti. La parola di Dio viene rimessa al centro della comunità cristiana. Per tutti eh, col Consiglio. E l'altra la liturgia, eh, sì, allora cioè, non mi ricordo perché ero bambino, ma leggendo si diceva finalmente viene ridata la parola in italiano, e si girano gli altari. Ma dietro cosa c'è? Che i sacramenti vengono visti come segno simbolico per far sì che ogni passaggio della vita sia un'apertura all'infinito sia un'apertura come un richiamo a dire tu ti sposi, tu muori, tu nasci, però ti do un simbolo, una simbologia singola e comunitaria che ti rammente, ti ricorda che questo che vivi è relativo a qualcosa di più grande e quindi la liturgia vissuta come gesto comunitario ma apertura al mistero. E da ultimo il Consiglio ha avuto questa grande apertura di braccia testimoniato dai due papi, Giovanni XXIII in un modo, ma anche con la, diciamo, la raffinatezza culturale, il dubbio un po' fisiologico no? che poi era tipico di quella fase storica, l'ottimismo cioè di Papa Giovanni era tipico degli anni 60, Paolo VI incarnava forse di più la problematicità della cultura occidentale e mondiale dei primi anni 70 e comunque questa apertura al mondo, insomma, cioè cogliere come a priori non possiamo dire che l'uomo è cattivo, ma anzi a priori noi crediamo che l'uomo è immagine di Dio, e quindi questo ribaltamento del giudizio sull'umanità, e cogliere come anche l'umanità ha bisogno di redenzione, ma tutti noi siamo, usando una frase molto banale, nella stessa barca. E la Chiesa non è che debba mettersi in cattedra, ma vive le gioie e i dolori, come inizia la Gaudium et Spes, di tutti gli uomini. Noi siamo immersi in questo e insieme cerchiamo di andare verso il regno. C'è questa fortissima immagine del parto, che l'umanità soffre per far nascere qualcosa di nuovo, che penso ancora oggi sia estremamente attuale. Forse noi oggi abbiamo proprio perso alcuni connotati di allora, perché... Abbiamo soprattutto perso, a mio parere, la fiducia, il coraggio, l'ottimismo, anche ingenuo, che invece quegli anni forse hanno portato anche a fare degli errori, ma forse è meglio sbagliare col coraggio che rimanere bravi ragazzi e non sbagliare mai. Parroco di Fiorenzuola. Nel 63, ovvero proprio in mezzo negli anni centrali del concilio venne ordinato sacerdote. Il concilio durò dal 62 al 65, parliamo di uno dei primi testimoni, Monsignor Gianni Vincini, che oggi abbiamo chiamato proprio perché ci raccontasse come si viveva all'epoca, che cosa voleva dire essere ordinati sacerdote durante gli anni del concilio. Quali erano i sentori, quali erano anche gli entusiasmi che animavano la vita dei primi sacerdoti, delle comunità. E quali erano i desideri di applicare immediatamente ciò che da Roma usciva. Ne parliamo con Monsignor Gianni Vincini. tutti capirono che la comunione doveva essere il metodo e lo scopo della pastorale. E, eh, indirettamente potremmo dire che qui in Diozidi, ad esempio, abbiamo vissuto il, la, la novità della coeducazione. Uomini e donne erano separate, no? maschi e femmine erano separati, anche nelle scuole, figurate nei nostri gruppi. Fummo i primi come Chiesa a vivere la coeducazione, cioè la comunione, la convivenza di, di giovani, di ragazzi e ragazze nei nostri gruppi, della gioventù maschile e della gio gioventù femminile, con uh, un criterio quindi educativo che fosse inerente alla realtà no? della vita. E alla complementarietà della vita, che questa è una bella novità, che fu anche motivo di tante polemiche, perché dicevano qui: se mettiamo insieme uomini e donne, chissà cosa succede, c'era sfiducia, ragazzi e ragazze, qui eh, non si può, è però troppo pericoloso. Invece fu una scelta vincente. Insomma. Sono stato ordinato l'8 giugno del 63. E preparato a vivere dentro a una chiesa molto ingessata nelle regole molto uh, normalizzata quindi una chiesa anche tranquilla e, uh, dove il latino era la lingua <coughs> e, uh, e così anche il metodo, il metodo era quello secolare insomma della chiesa il del catechismo uh, il catechismo di, di piodecimo uh, però Uh, il vescovo mi manda a Roma, io quindi ho fatto il pendolare tra Roma e la diocesi, quindi ero a Roma durante il concilio, era. e lì ho fatto la teologia alla gregoriana, alla gregoriana e il, il disagio era dentro la stessa università. La visione della Chiesa allora era di una Chiesa immutabile, di una Chiesa perfetta di una Chiesa ben ordinata, organica con tutte le sue regole. Eh, il Concilio arriva e propone, e propone anzi, è una direttiva precisa, è quella dei cambiamenti, che vuol dire che quindi nella liturgia, nella liturgia la lingua non dovrà più essere il latino, ma dovrà essere la lingua volgare, la lingua che la gente capisce. La gente assisteva alla messa. Dicevo magari anche il rosario, perché la messa era una cosa del prete che celebrava il sacrificio divino. No? E invece girando l'altare, girando il, il sacerdote verso il popolo di Dio e con la lingua comprensibile, fu un cambiamento radicale, no? Che, ci mise in difficoltà, creò anche tanti problemi. All'inizio ci fu disorientamento perché la messa doveva essere in latino e quindi dire la messa in italiano, vedere il prete che ti guarda, eh, e che ti sollecita a partecipare, a rispondere, a vedere il sacerdote che dice ora i battesimi li dobbiamo preparare insieme, ma come? Non è un vostro compito il battesimo, amministrare il battesimo. No? Come adesso ci chiedete che dobbiamo fare degli incontri per i battesimi, anche noi laici, che dobbiamo prepararci al matrimonio, anche noi laici. È un sacramento che dovete amministrare voi. Noi veniamo, ci siamo, poi il compito è vostro. Quindi il, il Concilio impegnava, impegnava, rendeva più bella, ma anche più faticosa la, la scelta di vita cristiana. E. E quindi se c'era accoglienza, in particolare in l'accoglienza particolare della rivalutazione dei laici dentro la Chiesa, eh, i laici che prima non avevano alcun potere, la parrocchia era del parroco, i laici dovevano solo rendersi utili per dei servizi molto manuali, ora essere chiamati anche a... A dei servizi di evangelizzazione, ecco, era qualcosa di nuovo mh, che faceva onore ai laici e, e, e li rendeva corresponsabili, così come eh, il problema della Bibbia, eh, la Bibbia che era riservata agli esperti, era un libro pericoloso per i laici, invece diventa. Il libro riconsegnato al popolo di Dio, raccomandato perché è la parola di Dio da meditare, da interiorizzare, no? da, da, da leggere il più possibile. Così come anche il principio della libertà di coscienza, che, che non era, insomma, è una novità del conciliare, con ecco, un'acquisizione non, non piccola, è così anche il principio della libertà religiosa. Cioè il Papa Giovanni aveva intuito che i tempi non potevano più uh, sopportare quell'immobilismo e fu anche profeta, infatti fu poi seguito dal, dal, dal maggio francese, da, dalla contestazione diffusa in tutto il mondo. Noi questa, questo cambiamento, questo, questa svolta riuscimmo a farlo in maniera pacifica anche se non senza vittime insomma, però fu pacifica invece, invece la, la contestazione che venne circa cinque anni dopo pare che alcuni anni dopo insomma, fu fatta anche in modo violento no? con uh, lotte con i poliziotti così. però era il clima culturale che si respirava e, e di un cammino verso anche una Pluralità di convivenze. Il fermento principale per la rianimazione della pastorale e della vita della Chiesa è il risveglio del laicato, che le parrocchie, le parrocchie hanno avuto la possibilità di accogliere il, i carismi dei laici e di avere attorno dei collaboratori che non erano soltanto quelli che pulivano la chiesa o che aprivano il portone, no? ma erano dei veri collaboratori ministeriali. E questa, questa unità, questa comunità ministeriale con il, di laici, con il sacerdote, e questo sentirsi corresponsabili insieme della parrocchia, Ecco credo che sia stato il bene maggiore ed è in questa direzione che noi anche oggi dobbiamo camminare. Ed ora ascoltiamo il commento al Vangelo di questa domenica con Donata Orac In questa ventottesima domenica del tempo ordinario il Vangelo ci presenta la storia di un discepolo mancato e di una vita non risolta. Incontriamo un tale non meglio, non meglio identificato nel Vangelo di Marco. Nel Vangelo di Matteo è un giovane e nel Vangelo di Luca è invece addirittura un notabile, quindi potrebbe essere veramente una persona qualsiasi a qualsiasi età. Un tale incontra Gesù sulla sua strada, o meglio, gli si fa incontro, gli corre incontro, gli si inginocchia davanti perché ha una domanda importante da porgli. Maestro buono, cosa devo fare per avere la vita eterna? È una persona che ispira simpatia, forse per la spontaneità anche dei suoi movimenti. Sebbene Gesù ehm, subito lo rimproveri perché gli dice: Perché mi chiami buono? Solo Dio è buono. E in effetti probabilmente. Questa persona non mette proprio Dio al centro della sua attenzione, ma sta cercando una strada per raggiungere la sua salvezza personale, come se Dio fosse soltanto uno spettatore che lo aspetta al termine della sua esistenza, in qualche modo per dargli un premio, comunque per fare i conti. E Gesù lo rimanda innanzitutto alle dieci parole, cioè ai comandamenti: gli dice tu conosci i comandamenti. Mm, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non uccidere, non frodare, onora tuo padre e tua madre. E a questo punto questo tale dice: Io tutte queste cose le ho osservate fin dalla giovinezza. E Gesù lo guarda intensamente e lo ama, dice proprio così: Gesù lo guardò, lo amò. E è evidente che c'è una simpatia per quest'uomo che ha seguito tutte le regole religiose e che sta cercando una strada per salvare la propria vita. Allora Gesù coglie il punto, il punto in cui si gioca la decisione fondamentale della vita di questa persona. E gli dice una cosa sola ti manca, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri. E vieni e seguimi. Questo è il momento decisivo nella vita di questa persona e probabilmente per tutti noi c'è un momento decisivo in cui qualcuno ci dice vieni, seguimi, questo è l'attimo da cogliere, è qui che si gioca la tua autenticità e non importa in quale condizione tu ti trovi, quest'uomo viene colto in una situazione di totale regolarità religiosa, è un religioso, segue tutti i comandamenti. Ma abbiamo anche chi viene colto da questa chiamata mentre sta riscuotendo una tassa iniqua per i conquistatori e magari anche fa la cresta in qualche modo per frodare la sua gente. Pensiamo alla chiamata di Levi. C'è anche chi viene colto nel momento del lavoro, come quasi tutti i discepoli, mentre rassettano le reti, mentre ritornano dalla pesca. Non importa tanto la condizione, ma importa cogliere questo momento in cui il Signore ci chiede una sequela. È a questo punto che questo tale si fa scuro in volto e diventa triste perché? Perché aveva molti beni. Non riesce a fidarsi della parola di Gesù. Gesù gli dice: Avrai un tesoro nel cielo, ma lui non si fida. Dov'è il tesoro di quest'uomo? uomo? È nei beni che ha già accumulato e non riesce ad aprirsi a una novità di vita, a qualcosa di imprevisto, imprevedibile, che potrebbe forse dargli il centuplo dei beni che già possiede. Potremmo chiederci quale ricchezza ci ostacola nella nostra sequela, quali sono i beni a cui abbiamo attaccato il nostro cuore, dov'è il nostro tesoro. Quest'uomo se n'è andato via triste. Si dice che oggi siamo nell'epoca delle passioni tristi, l'angoscia, il perfezionismo che è indotto da questa società che, eh, che ci vuole sempre più efficienti. Cresciamo con l'idea di non poterci fidare di nessuno, di, dover, di doverci mettere in sicurezza, di doverci difendere. Non siamo più a contatto con la nostra fragilità e questo genera tanta solitudine. Dovremmo forse veramente riflettere sui nostri attaccamenti, gli attaccamenti del nostro cuore, ma non trascuriamo neanche il significato letterale di questa parola del Vangelo che è comunque una critica diretta all'accumulo di beni. L'accumulo di beni ci rende ottusi, ci rende meno capaci di solidarietà, più impauriti, più soli, probabilmente. La crisi economica che stiamo attraversando, è chiaro che in sé è un male, è un momento difficile per molti di noi. Però se lo vivessimo con fiducia nella provvidenza, potrebbe anche far scaturire un modo di vivere nuovo, probabilmente più solidale, più comunitario. È davvero più facile che un cammello passi per la cruna di un ago piuttosto che un ricco entri nel regno dei cieli. C'è questa immagine quasi assurda del Vangelo e non entro nella questione se si tratta davvero di un cammello o forse c'è stato un errore di trascrizione, ma è un'immagine molto forte che dice. Come difficilmente eh, se non ci liberiamo dai nostri attaccamenti riusciremo mai a, a fidarci veramente ehm, delle possibilità di Dio nella nostra vita, che può darci il centuplo nei nostri beni e anche il centuplo nelle relazioni e ci permette già da ora, oltre alla vita eterna, ma già da ora, Uh, ci permette di vivere appieno la nostra vita, godendo del centuplo dei beni di questa terra. E a proposito di concilio, vi ricordo che la prima delle magistrale magistrali in Sinicattedrale sarà in novembre con il Monsignor Bettori sulla Dei Verbum, mentre a dicembre con l'Arcivescovo di Milano Monsignor Scola sulla Gaudium et Spes. Ora veniamo ad un altro anniversario importante per la nostra diocesi, festeggiato almeno inizialmente questo sabato, ovvero i 40 anni di fondazione della Caritas Diocesana. Nello Statuto della Caritas si legge questo. La testimonianza della carità della comunità ecclesiale italiana. In forme consone ai tempi e ai bisogni in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica. È lo scopo e la funzione principale della Caritas. Ed è proprio su questo che vogliamo puntare particolarmente l'attenzione e lo faremo durante tutto quest'anno, seguendo quelli che sono gli appuntamenti in calendario voluti dalla Caritas. La funzione pedagogica di animazione eh, di. Continuo stimolo ad osservare le povertà che abbiamo intorno, a porre attenzione e anche ad essere concreti nel cercare di rispondere non soltanto con le opere di segno, ma anche proprio con la vita quotidiana personale, ma la vita soprattutto delle comunità parrocchiali. Di questo e di altro si è parlato nel convegno di sabato mattina, che si è svolto naturalmente nel Samaritano, cioè la nuova sede della Caritas Diocesana, ed era presente anche il nostro Vescovo. La nostra diocesi quest'anno compie un anniversario importante eh, in uno dei suoi organi, perlomeno che è la Caritas, che ne compie 40. Eh, un segno importante credo per la nostra diocesi così come in generale per tutte, no? perché è questo segno eh, che ci tiene attenti alle povertà, alle persone, no? questo lato pedagogico. Lei nel suo intervento parla di fede che si rende operosa. Indubbiamente 40 anni diciamo che l'anno della maturità è piena e allora eh, credo che sia un'occasione buona proprio per rileggere il cammino che è stato attuato dalla nostra Caritas ed è un cammino davvero ricco di tante cose buone, di tanti frutti davvero interessanti. Ecco, io credo che grazie alla Caritas abbiamo potuto essere tutti più sensibili alla situazione di difficoltà. Insomma, la carità ha aiutato ad aprire il cuore e la mente per accogliere e venire incontro appunto alle persone che sono in difficoltà, che sono più bisognose. E questa è l'espressione concreta della fede. C'è la carità del pane, ma c'è anche la carità della mente. C'è la carità quotidiana spicciola, ma c'è anche una carità della cultura perché deve essere buono non solo il cuore, ma anche la mente. E proprio la fede aiuta sia a riconoscere chi siamo fratelli, ma ci aiuta anche a riconoscere da dove veniamo, chi è il nostro Creatore e Padre. Ecco, io credo che quel messaggio fondamentale che troviamo nel dialogo con Nicodemo, tra Gesù e Nicodemo, il dialogo notturno che è un po' al centro della lettera pastorale, quando Gesù dice Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio perché chi crede in lui abbia la vita eterna. Ecco, questo messaggio fondamentale viene attuato, realizzato proprio grazie alla mente aperta e al cuore disponibile. Ecco, la Caritas ha svolto, continua a svolgere questo segno concreto di attenzione, di apertura, di disponibilità. Ecco, io credo che sia davvero allora un anniversario bello anche per riprendere slancio e per forse accentuare quell'aspetto della carità della cultura, perché è anche davvero la nostra mente che ha bisogno di essere cambiata per vivere bene. La carità nella storia, anche perché è proprio l'altro pilastro forte no, di caritas cioè, da una parte, le opere, la concretezza e rispondere immediatamente all'urgenza, al bisogno che c'è, perché sappiamo che quando il bisogno c'è eh, non si può fare della filosofia, ma dall'altra parte, invece, tenere sempre vigile il nostro cuore e quindi il cuore delle comunità, quindi questa parte cosiddetta pedagogica che è fondamentale, proprio nel primo articolo dello Statuto della Caritas. No? Esattamente, anche perché nel contesto nostro in cui abbiamo davvero il cuore più aperto, una sensibilità più grande, un'opinione pubblica che è attenta. Però spesso nel nostro contesto attuale... Dimentichiamo l'origine, la fonte di quella carità concreta, spicciola. E se noi non attingiamo di volta in volta alla fonte, rischiamo di vedere la carità solo nell'aspetto orizzontale, eh, che, che è già buono, ma insufficiente, anche perché poi ha bisogno di una ricarica, ha bisogno di motivazioni. Insomma dobbiamo ricordare che all'origine di tutto c'è Dio che è carità e che noi viviamo bene la carità quotidiana nel momento in cui ci apriamo a Lui, che è la fonte, che è l'origine della carità della vita. Ecco, quell'aspetto pedagogico giustamente messo in risalto va precisamente in questa direzione. Tanto più in questo anno, l'anno della fede che apre appunto cuore e la mente verso l'alto. Ma nello stesso tempo anche il cuore e la mente verso i nostri fratelli. Quindi, in, in conclusione, che segno eh, lei si aspetta che sia e che continui ad essere la caritas a livello diocesano, ma perché no? Direi dove c'è anche nelle comunità parrocchiali, che, che fiamma deve rimanere? Aiutare davvero a tenere accesa questa fiammella della carità nel cuore di tutti all'interno della comunità ecclesiale, ma anche all'interno della società civile ha anche un aspetto promozionale perché tutti in qualche modo siano davvero coinvolti in quella carità che esprime l'interiorità dell'uomo, che esprime la ricchezza, tutti noi desideriamo amare ed essere amati. La carità aiuta a dare un contenuto preciso e concreto a questo bisogno che è presente nel cuore dell'uomo perché è il cuore stesso di Dio che palpita in noi quando noi poniamo dei gesti di carità. Quindi è il segno proprio della promozionalità della carità diffusa giorno dopo giorno, a cominciare anche dalle nostre fasi, dalle nostre famiglie, perché occorre innanzitutto vivere lì la buona relazione. E in un momento di crisi come il nostro, riscoprire i valori fondanti, riscoprire l'importanza di buone relazioni nell'attenzione reciproca, nel dialogo, nel perdono, perché anche questo è carità e carità concreta, ecco questo davvero è poter ritrovare ciò di cui abbiamo bisogno per riprendere slancio, per rafforzare in tutti quella speranza che altrimenti viene meno se non trova anche dei gesti concreti di vita e di vita buona. Il ruolo pastorale della parrocchia, anche alla luce degli orientamenti nel Concilio Vaticano II, al centro della relazione del vescovo di Brescia, Monsignor Luciano Monari, il nostro ex vescovo, che è intervenuto giovedì scorso in via Zanella nella Parrocchia del Preziosissimo Sangue, che compie e festeggia proprio in questo periodo i 50 anni di fondazione. All'interno dei festeggiamenti per l'anniversario della Parrocchia del Preziosissimo Sangue c'è anche l'intervento di Monsignor Luciano Monari, che noi rivediamo con tantissima gioia. E tra gli altri temi, insomma, che questa sera eh, vogliono essere un po' al centro dell'attenzione, sì, il parlare di questi 50 anni, tra l'altro ci sono anche 50 anni del Concilio, ma che ci aiutino anche un po' a guardare avanti, no? Sì, credo che. L'intento del Concilio era fondamentalmente quello di preparare la Chiesa per le sfide del tempo presente e quelle che abbiamo, che abbiamo davanti. E tra i doni che il Concilio ci ha, da, ci ha dato è la sottolineatura della comunione come dimensione fondamentale della vita della Chiesa. E io credo che il futuro lo giochiamo molto su quello. Se le nostre parrocchie riusciranno a diventare luoghi di fraternità e di comunione, dove l'amore di Dio produce dei sentimenti, dei desideri, delle relazioni, delle esperienze, dei sogni, dei progetti e li produce l'amore di Dio, allora le nostre comunità hanno un senso grande perché riescono a mettere dentro al tessuto della società dei valori di fraternità di cui la società ha un bisogno immenso. Però bisogna che riusciamo a fare questo, cioè bisogna che riusciamo a vivificare davvero le comunità cristiane. Perché esprimano, incarnino la parola di Dio, il Vangelo, l'amore del Signore in segni, parole, gesti, relazioni eh, concrete. E questo credo che sia una delle proposte, degli inviti che ci ha fatto il Concilio: perché la riforma della liturgia, la sottolineatura della parola di Dio, è la proclamazione del senso della Chiesa e tutte queste cose che sono il centro delle eh, affermazioni conciliari vanno in questa direzione. Bisogna che solo che riusciamo a prendere questo dono e a farlo nostro. Infatti siamo ancora, se vogliamo, in tempi di attuazione no, del concilio, non è che sia ancora <ride> okay. perfettamente attuato. All'epoca, insomma, 50 anni fa, Papa Giovanni XXIII disse che c'era bisogno di un balzo in avanti da parte della, della Chiesa. Forse anche oggi, eh, oltre forse a completare quel balzo in avanti, ne serve magari ancora uno. No? Beh, eh, quello che Giovanni XXIII chiedeva e desiderava era quello che lui chiamava l'aggiornamento. E l'aggiornamento vuol dire la capacità di dire la fede nel vissuto trasformato, cioè il vissuto della gente cambia, soprattutto in questi anni cambia velocissimamente. E il problema è che la fede deve incarnarsi in questo vissuto, quello, quello cambiato di, di oggi. La fede rimane sempre quella, perché la fede nell'amore di Dio, nella rivelazione di Gesù Cristo nel Vangelo, questo non cambia. Ma L'incarnazione nella vita concreta cambia perché cambia il materiale concreto della, della vita. E questo credo che sia la sfida che abbiamo. E il nostro vissuto, il vissuto contemporaneo, con tutte le sue novità, caratteristiche, tensioni, eh, paure, eh, deve essere innestato dentro alla realtà del Vangelo. E, e, questo, e questo lo si fa con l'esperienza. Cioè, non è solo questione di dottrina, di riuscire a dire con delle parole diverse la fede, è il problema di incarnarlo in un vissuto diverso. E nella, nella comunità direi anche globale, no? Eh, cioè pensando anche magari a chi non frequenta la chiesa, la comunità, la parrocchia, che segno può essere, che tipo di luce può essere, anche per chi magari ci passa solo a fianco e non ci entra, non, non vive di quella vita. È un segno di accoglienza innanzitutto perché è vero che uno può venire o può non venire, però deve sapere che le porte della parrocchia sono aperte e che qualcuno disponibile ad ascoltare, a capire, ad aiutare per quello che, per quello che è possibile eh, c'è. Quindi un messaggio di accoglienza. E dei valori che dicevo prima sono i valori evangelici. È il valore della mitezza, il valore della misericordia, il valore della pace, il valore della comunione, cioè l'inserimento di queste realtà qui dentro al vissuto delle persone e quindi dentro al vissuto della società, perché se alcune persone riescono a vivere meglio queste realtà le inseriscono dentro la società in cui viviamo. E vediamo ora l'agenda della nostra diocesi. Domenica 14 ottobre, come già dicevamo, in apertura alle 16.30 in cattedrale. Con celebrazioni con il nostro Vescovo e i sacerdoti della nostra diocesi per l'apertura ufficiale dell'anno della fede anche nella nostra diocesi. Sarà consegnato ai delegati delle diverse unità pastorali il credo nel testo antico del simbolo apostolico. Lunedì 15 ottobre solennità di Santa Teresa di Gesù, celebrazione eucaristica alle 7.15 presieduta dal nostro Vescovo e alle 17.30. I vespri solenni sempre presso la sede del Carmelo in via Spinazzi. Sabato 20 ottobre si svolgerà alle 21 la Veglia Missionari. Vi ricordo che questo è il mese missionario, ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa con il vescovo di Braganza, Monsignor Luigi Ferrando. La Veglia si terrà a Fiorenzuola presso la chiesa del Beato Scalabrini appunto alle 21. E domenica 21 ottobre è invece la giornata missionaria, per cui durante tutte le messe nella diocesi saranno raccolte le offerte da destinare poi alle Pontificie Opere Missionarie. E vi ricordo inoltre di continuare a consultare il nostro portale perché abbiamo pubblicato tra l'altro il calendario dei nuovi corsi nuovi cammini di formazione per il matrimonio cristiano, inoltre per quanto riguarda la pastorale giovanile e il blog dei catechisti, abbiamo pubblicato tutti i nuovi cammini per invece gli adolescenti, o comunque il post-cresima e anche i cammini per i catechisti e gli educatori, quindi trovate tutto sul portale della Diocesi, trovate anche le interviste integrali che magari in trasmissione per questione di tempo siamo obbligati a tagliare, quindi insomma di materiale anche magari per lavorare e continuare a riflettere nelle vostre parrocchie ce n'è. Io vi auguro una buona settimana e vi aspetto sabato.